Le immagini e il video che segue non sono adatti ai bambini e alle persone sensibili. City Report. Cari amici di City Report, nuova puntata, siamo in via Sturie, avete letto nei giornali cosa è successo in questa ultima settimana di ottobre che porta a novembre i morti. Siamo qui con la sentinella della via Sturie, la nostra Serafina Limongelli. Ciao Serafina. Ciao a tutti, qui è, diciamo che è successo un casino della Madonna. Il sabato notte si è incendiato, l'hanno proprio incendiato sicuramente, perché io ho visto certi tipi che di notte alle 2, 2 e mezza sono arrivati un po' traballati. Dopo un po', alle 3, è successo il finimondo, una botta sembrava una bomba e il fuoco che usciva da tutte le parti. Ok, però abbiamo sentito le parole, andiamo a vedere che cosa è successo con le riprese video di Paolo Rusconi. Entriamo. Ecco, già noi qua possiamo sentire la puzza, voi fortunatamente non la sentite. Siamo in che scala? Scala H. Di via Sturie. Via Sturie numero 6. Beh, scendiamo. Yeah. Dai. Questa qua non è roba che arriva oggi, perché si vede che non è roba di oggi questa. È roba di oggi? Ha detto che non è roba loro, è tutta roba di bambini. No, certo, roba mia, l'ho portata io. Si è materializzata come sulle astronavi, no? Si sono attaccati da qualche parte qua. Qui scoppiavamo, si toccavano. Questa cantina va mia. Signora, cosa attenti resta mia cantina? No, no, stiamo riprendendo. No, ascolta! Una persona è entrato, mi ha preso 2 o 3 sacchetti roba. 2 o 3 sacchetti, questa mi chiede. Sì! 2 o 3 sacchetti ha preso! Mia roba! Questa nostra cantina un attimo non ce l'abbiamo! E questa? Questa non è, questa è tua! E questa è una nostra! Questa no, tua! Tua, sì, tu abita a questo palazzo qui! Questo se che apri la mia! Cosa ti servono? C'è fame dentro! Questa è una porta, guardate cosa c'è qua dentro, aperta. Un paio di cantine prima di quella che è andata a fuoco. E c'è il quadro generale. C'è il quadro generale del condominio. Questo oggi 2x3, io lo devo andare a pigliare. Adesso sono andato a casa del mio compagno, mi sono andato a pigliare il pezzo nuovo e me lo sono montato così. Ma sono tutte rotte. Non è una cosa normale. Ok, abbiamo cominciato a vedere il nuovo tour insieme al nostro amico qui del palazzo che ci fa sempre vedere la Milano Trash che non conoscete, perché conoscono bene City Life, tutti questi cose. Non è Milano Trash. Vengono giù e ti staccano il telefono da qua. Tu c'hai il telefono a casa, vengono qua e te lo staccano da qua. Ecco, queste sono le centraline. Guarda, guarda. Le hanno appena messe nuove.
Queste erano nuove, le hanno staccate. Ma secondo te perché lo fanno? Per far dispetto? O perché sono male? Ma perché ignoranza, ignoranza nel cervello. Tu guarda qua. Questa è quella, la cantina di un signore che se n'è andato da qua, dal pian terreno. Tu dimmi se questa qua è una cantina, e ho chiamato l'MM. E questa non è a rischio incendio? Ma che sono questa? Anni e anni che chiamiamo l'MM. Guarda, continuano a mettere roba nuova. Eh sì, perché sennò il sacchetto dopo un po' diventa scuro. Ma è tutta roba nuova, sì, questa sì, qua. È nuova. Guarda qua sotto, guarda, guarda qua che cosa c'è. Guarda. Sì. E questa qua non è roba che c'è da oggi, No, no, quella è roba vecchia, dietro. Questa è roba nuova, si vede, perché sennò il sacchetto dopo un po' si sporca, la polvere, eccetera. Vedi che bello bianco, guarda, lo faccio io con le dita pulite, guardate. No, no, no. Non è una cosa normale. Se tu vai a vedere la cantina di là, vai a vedere la cantina di là, la cantina di qua, di fianco alla mia. Vai, vai pure avanti, che è quello che ci fai vedere. Siamo questa sempre qua. Con Serafina Limongelli. Piano, Paolo. Questa non è la sua porta. Questa porta qua arriva dalle cantine dell'altro condominio. Sì. Arriva dall'altro condominio, perché vedi che sono tutti uguali. Certo, sono quelle di legno marcio. Che... Vedi qua che l'hanno tentata di buttare giù tranquillamente. Che l'hanno tentata di buttare giù. Hanno tentato di strappare il lucchetto tranquillamente. Allora, io devo continuare a comprare roba nuova perché... Eh sì, è frazione, c'è il tentativo di scasso. È un continuo, così che vai avanti qua. Questo pure là di qua, dov'è che è? Questi, vedi, anche loro l'hanno dovuta rimontare nuova. Perché qua gliel'avevano aperta. E che cazzo, andiamo avanti così? Oh, Cristian, tu dici che questa è un'altra porta di un'altra camicia? Eh sì. Sì, la questa cassina. Non è della Noviello. No, no, no. Questa qua non è della... La Noviello ce l'avevo, uguale identica. Guardate qua. E poi qua vedi che non c'è neanche più il numerino. Guarda. Qua. Questi hanno scassato qualche... Hanno messo un minimo lucchetto. Ma questo qua è da prima che arrivavano loro. Sì. Qua vedi che non c'è più neanche il numerino. Sì. Se tu vieni qua, vedi. Tutte le altre cantine hanno il numerino. Vedi che qua c'è il numerino, sì, qua c'è tutti il numerino. Abbiamo il numerino. Tutti ma, hanno il Cristian, numerino. Cristian, tutti abbiamo il numerino delle cantine. Questa cantina qua, questa non è la porta originale. Questa non è la porta quella originale. Quella cantina là è china de merda. Cosa aspettiamo? Che va tutto a fuoco qua? No, qui va a fuoco, ma io l'ho detto qua, stamattina. Vedi anche questa roba qua. Questa io qua. L'ho detto stamattina che andava a fuoco. Certo. Lì va a fuoco. Tu io non capisco il perché. Cioè, ma il fatto che uno venga appositamente qui a lasciarsi la bottiglia di plastica. Ma cioè... se prima lasciavano pure le televisioni qua in mezzo alla strada, in mezzo al corridoio, lasciavano tutte le televisioni. Tutto il corridoio. Ah, adesso ho messo il lucchetto. Vabbè. Se tu guardi dentro, ci sono tutte le porte di queste case qua. Dentro qua? Dentro qua, sì. Sono tutte buttate qua. Ma non è che per caso se è, tu vai a è un deposito di servizio di quelli che fanno le... Sicuramente. Adesso glielo chiediamo. Magari chi? Magari quelli dell'MM che tengono dentro le attrezzature, no? Sì, perché ci lasciano anche le televisioni della Mivar del 1800. No, ma glielo chiediamo, perché magari poi viene fuori che ti dicono che è così, Perché anche queste robe qua sono state staccate? Queste qua sono tutte le centraline dei telefoni. Perché vengono staccate? Perché vai a toccare queste cose qua? Allora, io ti dico la mia. C'è di anche, solito... C'è anche la signora, quella di fianco a me. Un giorno mi ha detto, Cristian, ma non è che per caso tu sai... Dov'è che sono le centraline del telefono? È venuto il tecnico, è venuto giù a vedere. Signora, quelli che gli hanno staccato solo il filo. E l'hanno staccato da qua dentro. Allora, ti dico una cosa. Eppure a noi a casa tante volte non funziona internet. Ti dico una cosa. Non è che voglia fare l'investigatore, però se tu mi manometti, mi rompi il filo del telefono, molto probabilmente qualcuno con cui il telefono non interessa. No, molto probabilmente perché tu ti attacchi al mio telefono. Oppure ti vuoi attaccare, ma l'attacco però non telefono... ce la fai attaccarti perché queste qua sono fibre ottiche. No, non puoi, infatti. E non ti puoi attaccare, fino a qua ci stavo. Però, in sostanza, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Come mai l'MM fa un cazzo qua? Lei l'ha chiamati anche, quelli ha chiamato anche Marco, gliel'ha detto. Vai di là a vedere, vedi che si sono attaccati. Hanno staccato la corrente. Ma io mi domando di, ma se tu ti chiami un inquilino e ti dici queste cose qua, no? Vuol dire che è qualcosa che non va, certo. Allora, come mai tu vieni, il Marco l'ha detto anche stamattina davanti a quello dell'MM, hanno staccato i cavi e dopo piglia fuoco. Allora vuol dire che tu hai lasciato qualcosa che non andava bene là. E che queste case partono già che sono messe male. E poi arriva gente che invece di tenerle normalmente, aspettando che vengano fatti i lavori giusti, le distrugge ancora di più. Mi sembra strana una cosa, te lo dico, so che di solito rom o comunque persone che hanno forti problemi
se hanno figli minori, eccetera, in questo caso che abbiamo visto qui ci sono figli minori, che se sono grandi sono fino a 18 anni sono minori, di solito gli pagano la bolletta, è quello il dubbio, che sicuramente... Aspetta, fammi finire. No, fammi finire. Qualcuno mi dirà, tu vedrai, mi dirà, ma è possibile che magari ipotizziamo siano stati loro perché noi già gli paghiamo la bolletta della luce. Capisci? Hai sentito anche la polizia prima cosa ha detto? Ho capito, ma se fino adesso non abbiamo avuto questi problemi... No, io infatti... Come mai oggi abbiamo questi problemi? Cioè, tu guardi in alto, a quarto piano, noi abbiamo tutte le piante sul balcone, però in inverno le tiriamo dentro perché non le puoi tenere fuori. Certo. Mi hanno rubato le piante. Ma non si può e poi non è che solo hanno rubato le piante, ti rubano la posta. E poi vedi che c'era un cartellino piccolino piccolino. Si prega di chiudere il portone, avanti e indietro, l'ha fatto stampare, l'ha pagato lui. Hanno tolto pure quello. Questi sono secondo me anche dispetti. E io l'altro giorno ci ho litigato con un altro che qua, al terzo piano, secondo piano, terzo piano, qual è? Secondo piano, secondo piano. Addirittura mi ha alzato le mani e mi ha chiesto chiudi il portone, cazzo, perché sopra da noi vengono a dormire. E sopra da noi c'è una donna che ha 84 anni. A me non me ne è fatto un cazzo perché se mi entra in casa. Ma quella che ha 84 anni? Sì, hai detto quello che pensiamo tutti, insomma, che qua dentro è un po' porto di mare, vai, viene chi vuole, fanno quello che vuole. Porto di mare. Questa è proprio la nave che arriva. È una nave che arriva di continuo. Quando i zingari vanno sopra. È un continuo andare loro via. Non possono neanche dormire. Oh, io ieri sera ho chiamato l'MM. Oh, sono arrivato a casa a mezzanotte. Perché invitano un sacco di gente. Si portano dietro un sacco di... festivi. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo fuori qua dalle catacombe. Ecco, bravo. Okay. Giù da noi, adesso. Da sotto stanno arrivando su tutte le bestie, i bagarospi, io li chiamo bagarospi, perché non vengono a pulire un cazzo, c'è la geometra, io dal 2017 che gli chiedo di venirmi a attaccare il riscaldamento. Ancora non te l'hanno attaccato? Ma va! Ah va! E dal 2017 che gli chiedo attaccami il riscaldamento, noi siamo a casa con le stufette. Per la sera del risparmio energetico che vogliono fare. Sì. Devi mettere i pannelli, cazzo. Devi mettere. Ho detto io metto i pannelli, mi hanno detto non puoi andare in soffitta. Ci dormivano su in soffitta da noi. Quando sono arrivati questi qua? Hanno pure riaperto le porte della soffitta. Erano chiusi. Abbiamo fatto cambiare noi le serrature. Abbiamo cambiato, abbiamo chiamato l'MM. Sono venuti, hanno cambiato le serrature. E tutte spese aggiuntive. E alla fine ti ritrovi sempre le soffitte aperte. Sopra c'è la salotto là in alto. Se tu vai qua in mezzo, qua, proprio qua in questa tirata qua in mezzo, c'è il salottino, ci sono le poltrone, i tavolini. Senti fantasmi, dalle altre parti dicono che c'è gente che dorme e l'abbiamo trovata tante volte. Vero Serafina? Sulle scale? Ah, sulle scale addirittura. Te ne racconto una che non so se l'hai vista, via Gola, Naviglie. La gente non dorme più in soffitta. Qua sul pianerottolo davanti a casa tua, col materasso e tutto. No, io ci mando tipo anche una cosa. Adesso io non ce l'ho né con loro né con nessun altro. Ma io mi domando tipo, ma dov'è il comune? Dov'è l'MM che dovrebbe essere qua a vigilare e a cercare di proteggere i suoi stabili? Se li proteggono, anche questa gente qua che è abusiva, alla mattina tu ti alzi, devi andare a buttare l'immondizia. Oh, non ci passi, perché loro non hanno la chiave per buttare l'immondizia. Perché sono abusivi? Ma tu perché ti rispondo io cosa ne pensi? Ma perché non butti fuori questi cristiani che sono abusivi? Allora, se non li vuoi buttare fuori... C'è un altro problema. Cosa fai? Quando siamo abbandonati, veramente, te lo giuro, sulla tomba di mio fratello, siamo abbandonati da Dio. Lo so. Qui non c'è più un cazzo di nessuno che veramente ti aiuta. Però poi quando l'MM vuole e ti dice e mi devi dare 600 euro per le spese di queste e mi devi dare quelle. E quella la vergogna, quella la vergogna. Hanno fatto, ma quest'anno l'hanno fatta la... L'hanno fatto la disinvestazione, ma quest'anno? No! E vuoi vedere che quest'anno c'è la bolletta da pagare? Ma sono 2 anni che non fanno più la disinvestazione. Ecco, e ti faccio lo stesso discorso che ho fatto, che tu la conosci, alla Cori, quella di Quinto Romano. Che lei mi dice che c'ha tutti gli stessi problemi che avete anche voi qua e lei paga e non gli fanno mai lavori. Allora, cosa succede normalmente? Dove abito io?
Se l'amministratore, che è pagato, non mi fa i lavori che deve fare e me li mette in fattura, io lo denuncio e viene arrestato per truffa. Ed ecco, come potete vedere, i fabbri dell'MM stanno sistemando questa situazione dove c'è stato l'incendio l'altro giorno. Non vogliamo intralciare il lavoro degli operatori qui, quindi facciamo solamente vedere un attimo velocemente. Questa situazione per ora è stata risolta con questa porta. L'unico dubbio che abbiamo è che purtroppo dentro non è stata pulita, quindi è rimasto dentro tutto lo sporco. Serafina, questo è il problema di adesso. Le porte, guarda, vai avanti un attimo, un secondo che veniamo qui a Serafina, che facciamo una piccola battuta di questa sistemazione che si è ottenuta anche grazie ai cittadini. Serafina che si è battuta, guardate, la lastra. Però purtroppo ci dicono che dentro è rimasto tutto lo sporco. Dentro è rimasto tutto come stava prima, tutto bruciato. E questa roba qua quando viene levata? Punto di domanda. Quindi un intervento giusto mandava prima pulito però la cantina e dopo mettere in sicurezza. Hanno fatto questo per che cosa? Che dopo devono risfasciare per pulire la cantina. Quindi un doppio costo per tutti. Doppie spese. Sì, perché qua c'è già un problema, vi abbiamo detto, di scarafaggi, eccetera. Purtroppo lasciando dentro tutta la roba, prima o poi il problema viene fuori, Viene fuori. Se questo è un lavoro, non lo so. Quindi Serafina, diciamo ai nostri amici, adesso questa cosa qui gliela indichiamo per dargli sia una notizia positiva, che le parole dei cittadini sono state ascoltate, infatti la lastra c'è, però che i lavori vanno fatti completi. I lavori vanno fatti completi, non che hanno lasciato tutta la merda dentro e tutto è bruciato dentro e poi doppie spese. Serafina, adesso glielo diciamo, mi sa che ci dovrei mandare un'altra lettera all'MM per dirgli di venire a pulire. Adesso dobbiamo reclamare, a fare ancora le telefonate, perché devono venire a pulire la roba dentro. Va bene, quindi direi che per oggi è tutto, vi salutiamo. City Report, Tullio Trapasso, Serafina Limongelli, Paolo Rusconi dietro la camera, da Via Asturie, per adesso, ma solo per adesso. Questo è per adesso, non è che è finita. Solo per adesso. Questo non è finita qui la storia. City Report!